il progetto è nato quasi come uno scherzo, un gioco, nel senso che stavo a cena con i miei amici e ho detto torno a casa a piedi. Loro pensavano che tornassi dal ristorante dove eravamo a cena, a casa mia di Milano, in Viale Montenero. E invece poi tipo gli ho detto no, torna a Crotone. Sono scoppiati a ridere e Diana, la compagna di Amedeo, mi ha detto fallo davvero. E qualche giorno dopo poi ho detto ma sai che c'è, torno a casa a piedi, cioè torno a Crotone a piedi. Sono partito che era il 5 aprile, sono arrivato il 3 giugno, quindi 2 mesi, 58 giorni precisi. In tutto questo però tipo, bisogna includere che magari mi sono fermato, io mi ricordo a Roma mi sono fermato 2-3 giorni, però bene o male camminavo ogni giorno, facevo 30-40 km al giorno, per cui sì, 2 mesi, 2 mesi di cammino. Non avevo bene in mente quello che volevo fare fotograficamente, non avevo una storia, sono partito con anche un senso di strano, di inquietudine, di rabbia. E per cui ho detto parto e fotografo quello che mi succede, senza scegliere. Poi mi è stato suggerito da un amico sempre di dire vabbè, ma sai che c'è, perché non fai un blog, non apri un blog giusto per avere un diario quotidiano? All'inizio questo blog era praticamente seguito dai miei amici, dalla mia famiglia. Oggi male ai piedi micidiale proprio, la caviglia soprattutto, il ginocchio va bene ma la caviglia. Ho trovato un bastone che ieri ho visto una vipera lungo il tragitto e poi ho fatto una cosa no, spregevole no. Però praticamente ieri non sapevo dove dormire e sono andato nel convento e il frate mi ha chiesto ci sarebbe un'offerta di 10 euro. Che cazzo vuol dire un'offerta di 10 euro? Insomma, poi sono uscito, sono andato al bar, ho bevuto 3 birre che mi sono state offerte dal barista del caffè letterario, perché poi c'era la festa della squadra del Passo Cisa che ha vinto la seconda categoria, insomma una cosa divertente. Vabbè, stamattina sono uscito presto, non facendomi vedere, senza lasciare soldi sulla scrivania. Era un modo per condividere quello che mi succedeva ogni giorno, quindi io ogni sera comunque postavo, tra virgolette, live le fotografie e un testo molto scarno, veloce, anche con un sacco di refusi e di errori grammaticali. Ho tirato fuori un diario di viaggio. Il diario era qualcosa che era la mia ancora giornaliera, cioè era la cosa che scandiva la giornata. Io sapevo che quel giorno dovevo camminare più o meno 30-40 km e poi dovevo postare delle foto. Insomma, quello che poi adesso sta in mostra e non è altro che un condensato di questo diario. Io sto ragionando proprio sul diario di viaggio.